Ma guarda, a me spiace veramente se c'è stato un fraintendimento in quello che poi è stato divulgato. Non era mia intenzione assolutamente e non era neanche il soggetto, anzi i docenti che io stimo, apprezzo, ma quelli di tutta Italia che fanno un lavoro importantissimo per i nostri ragazzi, come tutta l'amministrazione, come avevo poi detto nell'intervento che ho fatto successivamente nella scuola di Afragola, proprio per in questo senso. Per cui sono dispiaciuto se c'è stato questo fraintendimento. Io amo la scuola, voglio bene alla scuola, ma non solo. Il fatto di essere qua oggi nello stand della campagna, aver visitato la Sicilia, ma penso di aver fatto tante cose già e dimostrato aver fatto tante cose per le scuole del sud, che so perfettamente che hanno voglia di fare tanto e di reagire per quelle che sono la loro missione educativa. Non sono qua altro che per sostenerli e incoraggiarli. Dicendo che si dovevano impegnare un po' di più, che cosa intendete? L'impegno non era rivolto agli insegnanti, assolutamente, ma al mondo che riguarda tutta la scuola in generale, perché poco prima avevo detto che non esiste una scuola del sud e una scuola del nord o dell'est e dell'ovest. Esiste una scuola italiana e noi ci stiamo impegnando e stiamo lavorando proprio perché si facciano le cose sempre meglio e si valorizzi il ruolo della scuola in Italia.